Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono il dottor Alberto Molteni e qui con me oggi c'è il professor Gian Vincenzo Zuccotti, che è professore di pediatria all'Università degli Studi di Milano, ma soprattutto oggi è qui in veste di presidente del comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Le vorrei cominciare a chiedere un po' la fotografia del quadro presente in università. Che cosa sta succedendo in questo momento nella facoltà di medicina e chirurgia in UNIMI? Beh, in questo momento la facoltà di medicina, come tutte le facoltà perlomeno del nord o comunque della Lombardia, sono in grandissima difficoltà, nel senso che siamo stati pesantemente coinvolti da questa pandemia. È un problema che riguarda tutto il paese, ma diciamo che forse da noi in Lombardia e comunque nelle regioni limitrofe è un problema che è maggiormente sentito. I numeri che abbiamo noi non sono certamente i numeri degli altri paesi, delle altre regioni, però ci sono delle direttive nazionali che ci danno comunque delle indicazioni che ci dicono che cosa possiamo tenere aperto e che cosa possiamo tenere chiuso. Quindi in questo momento moltissime delle attività, soprattutto per quanto riguarda la didattica, devono essere svolte a distanza, svolte online, e direi anche molta o quasi la quasi totalità delle attività professionalizzanti sono sospese proprio perché c'è una grande difficoltà nel poter frequentare il padre. Questa è un po' l'attuale situazione della facoltà di medicina della statale, ma direi della gran parte delle facoltà lombarde e italiane. Ecco, stante il fatto che sarà sicuramente estremamente difficile fare programmi a medio e lungo termine, cominciamo a vedere questo da un punto di vista di università che, ricordiamolo magari per chi non conosce l'università statale, è estremamente, come posso dire, a tantissimi rami, a tantissimi poli diversi, quindi già all'interno lei deve affrontare tantissime situazioni completamente non omogenee. Però, a livello di ricerca e di, diciamo, per affrontare questa emergenza, la statale come medicina che cosa sta facendo? Da un punto di vista di ricerca, penso ad esempio come il Politecnico, che la produzione di presidi, eccetera. Noi che cosa facciamo? Nel senso che come facoltà, se noi ci guardiamo come Ateneo, siamo molto, molto impegnati perché abbiamo comunque dei dipartimenti di fisica, dipartimenti di chimica, che comunque a vario titolo stanno provando a dare un contributo per questa pandemia. Se guardiamo all'interno della facoltà di medicina, direi che siamo giustamente in maniera significativa impegnati sia nell'ambito della ricerca che ovviamente anche nell'ambito dell'assistenza. Nella ricerca perché, come ricordavi, noi siamo molto, molto presenti nei vari ospedali milanesi e non solo, quindi la facoltà, i docenti della facoltà di medicina sono molto bene rappresentati nei vari ospedali della città, ma come dicevo, non solo della città. E quindi in tutti quegli scenari in cui in questo momento siamo fortemente, fortemente impegnati. E lo siamo sia, ripeto, dal punto di vista assistenziale, ma anche dal punto di vista della ricerca. Quindi ospedali in primo piano, come può essere l'ospedale Sacco di Milano, ma non solo, il Policlinico di Santi Paolo e Carlo, comunque sono in prima linea nell'affrontare questa pandemia e i nostri ricercatori, i nostri docenti che sono lì presenti, oltre a svolgere il ruolo assistenziale, stanno attivando o hanno già attivato molte linee di ricerca, perché ovviamente abbiamo bisogno di dare delle risposte sia dal punto di vista diagnostico, dal punto di vista terapeutico, ma anche e soprattutto anche dal punto di vista della prevenzione. Cioè, l'obiettivo finale è quello di superare questa criticità per poter arrivare poi a una prevenzione definitiva che è quella vaccinale. Quindi noi siamo, direi, come facoltà impegnati su questi fronti. E per far questo devo dire che abbiamo trovato
una grande solidarietà da parte dei cittadini, da parte anche delle principali imprese che hanno donato parecchi soldi agli ospedali o comunque anche ai docenti della nostra facoltà proprio per sviluppare queste ricerche. E una di queste delle cose che si svilupperanno nei prossimi 3-4 mesi è proprio una biobanca Covid, quindi una biobanca destinata a conservare materiale che poi servirà proprio a sviluppare ricerca e quindi a trovare delle soluzioni in ambito diagnostico, terapeutico e preventivo. Per quanto riguarda invece l'impegno degli studenti, sono stati anche impegnati gli studenti o verranno magari in un secondo momento impegnati degli studenti nell'ambito di ricerca, oppure è ancora presto per dirlo? Ma devo dire che io ho raccolto molta direi disponibilità e direi molta passione professionale, se possiamo definirla così, tra gli studenti che hanno voluto o hanno cercato in vari modi di capire come potevano mettersi a disposizione anche per questa pandemia. Ovviamente ci sono un po' di problemi, soprattutto per coinvolgere gli studenti in questa fase, se non altro proprio perché abbiamo difficoltà a farli entrare negli ospedali, a farli frequentare gli Certo. ospedali, proprio perché in questo momento c'è grande pressione assistenziale, c'è una grande, direi almeno, adesso forse lo stiamo un po' superando, ma fino a poco tempo fa, o fino a qualche giorno fa, avevamo grandissime difficoltà anche a recuperare i presidi e quindi era ovviamente molto contingentata la partecipazione degli studenti in questo tipo di attività. Ma loro hanno più volte manifestato, mi hanno scritto proprio per capire come potevano rendersi utili. Lo hanno fatto, ripeto, sia durante gli studenti della facoltà, sia nel momento in cui, non appena si sono laureati, quindi per mettersi immediatamente a disposizione dei bisogni assistenziali che nel frattempo si erano venuti a creare. Quindi questo è stato anche un po' favorito dal fatto che l'esame di Stato è stato, almeno in questa fase, soppresso, eliminato, e quindi una volta laureati potevano immediatamente rendersi disponibili. Ci sono ancora alcuni passaggi che devono essere completati, un decreto ministeriale, un decreto rettorale, però credo che siamo ormai in dirittura d'arrivo e quindi almeno quelle persone, quegli studenti che sono laureati all'inizio dell'anno e quelli che si andranno a laureare potranno immediatamente essere loro sì disponibili per fare attività territoriali, quindi fondamentalmente aiutare eventualmente medicina di base, che sono stati pesantemente anche loro coinvolti e Certo. anche in qualche modo decimati da questa pandemia, o dare occuparsi della continuità assistenziale che in qualche modo a loro è permessa dal momento che non sono specialisti, quindi non hanno un titolo per poter fare altro. Quindi questo è l'ambito degli studenti che non riguardano soltanto medicina e chirurgia, ma riguardano tutte anche le lauree sanitarie, le triennali, le magistrali, tutti quanti si sono veramente prodigati. Ricordiamo come in maniera direi ancora una volta qui con grande disponibilità gli studenti del corso di laurea infermieristica hanno accettato di anticipare di un mese la discussione delle loro tesi, quindi in qualche modo rinunciando o riducendo molto il tempo disponibile per completare le proprie tesi, proprio per poter entrare immediatamente nel mondo del lavoro, perché anche infermieri o comunque tutto il comparto sanitario è pesantemente coinvolto e quindi c'è grande disponibilità. Quindi insomma, diciamo che dal punto di vista versante degli studenti, grandissima disponibilità, grandissima apertura, grandissima voglia di mettersi in gioco. Ovviamente non sempre siamo riusciti a soddisfare le loro aspettative, per quanto riguarda questa la domanda di come si sono messi, no, a disposizione per questa emergenza sanitaria. Versante invece specializzandi, lì si è potuto fare sicuramente molto, molto di più e ancora una volta abbiamo avuto
una grandissima risposta, una grandissima testimonianza. Io sono, devo dire, molto orgoglioso e fiero di quello che hanno fatto, quello che stanno facendo. Sono esempi, insomma, abbiamo fatto diverse call, ho chiesto in tempi diversi disponibilità su vari ambiti, quindi ovviamente abbiamo coinvolto in primis tutte quelle specializzazioni che sono forse direi in prima linea su questa pandemia, quindi le malattie infettive, le rianimazioni, la pneumologia, la medicina interna, la medicina di emergenza urgenza, ma anche direi la scuola di igiene, insomma, tutte queste prime specialità sono state, è stata fatta una sorta di call, capire se questi specializzandi erano disponibili a dare una mano, e sono stati creati degli strumenti per poterlo fare, quindi andavano dal decreto Calabria per coloro che in qualche modo si trovavano già all'interno di graduatorie ospedaliere che erano state già espletate, oppure col fatto che comunque il Ministero e poi le Regioni hanno reintrodotto questi contratti di collaborazione, no, occasionale, questi co-co-co, che consentivano e consentono di svolgere contemporaneamente anche la scuola di specialità, cioè nel senso, lo stesso lo fa per il decreto Calabria, però nel primo caso va interrotta la borsa e quindi va proseguito un percorso di ospedaliero, quindi di dipendente ospedaliero, nel secondo caso invece che è molto più limitato a livello temporale, per giusto quei 3-4 mesi, il tempo che può durare questa pandemia, è concesso, comunque è compatibile con il mantenimento della borsa che viene percepita per la scuola di specialità. Quindi, e quando non ci sono state queste, e quando ci sono stati anche altri bisogni, abbiamo richiesto ancora disponibilità, quindi per collaborare con Areu, per far fronte alle numerose richieste che arrivavano ai vari centralini, però ci vuole anche una certa competenza Certo. nel rispondere, e lo stesso anche a livello di regione, numeri verdi vari, per arrivare credo, al bellissimo ruolo che stanno svolgendo all'interno del centro operativo di Messi, che ho voluto istituire il 23 di marzo, siamo partiti il 23 di marzo, che hanno aderito circa 180 specializzandi, in cui vengono accompagnati questi pazienti che vengono dimessi dai pronto soccorsi o dai reparti di degenza o gli operatori sanitari che sono rimasti contagiati dal coronavirus al proprio domicilio durante il loro autoisolamento. Questo da una parte solleva un pochettino i sanitari, no? Che si sentono un po' più liberi, meno responsabili nel momento in cui decidono di mettere delle persone dai pronto soccorso, dalle osservazioni brevi, oppure o di mettere prima dei reparti, perché sanno che ci sarà qualcuno, ancora una volta, di specializzando, quindi comunque con delle competenze specifiche, a poterli seguire a domicilio. E quindi anche un grande servizio per i pazienti stessi, che si sentono finalmente accompagnati con due telefonate almeno durante la giornata o di più se vengono rilevate delle criticità. Paziente a cui viene fornito un kit che contiene un termometro, dei guanti, mascherine, un gel disinfettante, ma soprattutto un saturimetro. Mi piace ricordare proprio anche quello che è accaduto proprio ieri, con attenzione proprio meritevole da parte di questi specializzati, che questo la dice lunga. Che questa attività può essere fatta soltanto da persone che sono competenti e non da uno che fa semplicemente centralinista, per un caso di una persona che era stata dimessa pochi giorni fa, dopo che era stata più di un mese ricoverata in ospedale, con addirittura tamponi negativi. Fortunatamente questa persona è entrata nel sistema nostro di sorveglianza e questo specializzando, oltre a contattare e capire come stava, e scoprendo che non aveva il saturimetro, probabilmente non consegnato perché già negativo e quindi si considerava fuori dal problema, gli ha consigliato di comunque procurarselo. Il paziente è stato bravo e anche fortunato a trovare. Il giorno dopo, quindi 2 giorni fa, l'ha richiamato, la saturazione andava bene, gli ha proposto, come abbiamo suggerito tutti, il test del cammino, ha avuto una grande desaturazione, stato inviato a ricovero, e questo paziente aveva una tromboembolia polmonare che è una purtroppo delle complicanze che stiamo osservando
più frequentemente. Quindi per dire una grande disponibilità, una grande attenzione, una grande professionalità. Quindi io credo, per rispondere, fermarmi poi qui per non andare troppo lungo alla sua domanda, come si sono resi disponibili, direi la facoltà è tutta, quindi dai docenti ai ricercatori, agli studenti di qualsiasi corso di laurea, agli specializzandi, hanno tutti dato una mano importante in questa pandemia e per cercare di uscire da questa pandemia. Certo, io mi permetto di soffermarmi su un punto che ha toccato, l'importanza comunque per coloro che seguono questi pazienti, anche sul, diciamo, in un ambiente extra ospedaliero, di essere formati. Quindi, ma lo dico ai miei neocolleghi e eventualmente anche agli studenti, non è una patologia comunque semplice. Quindi il fatto che non, magari alcuni non siano stati coinvolti direttamente subito è una cosa assolutamente giusta e razionale a mio avviso, perché non è semplice, nemmeno sul territorio, figuriamoci nell'ospedaliero, insomma. No, d'accordo, se posso riprendere, infatti, anche per questo concetto è molto importante. Noi siamo andati appunto siamo partiti dagli ultimi anni. Io credo che effettivamente ci sia bisogno di una buona preparazione di base prima di poter affrontare con serietà e professionalità questo tipo di attività. Un esempio l'ho portato. Ma siccome, ripeto, stiamo affrontando una patologia che conosciamo anche ancora poco, stiamo un pochino Certo. anche in qualche modo costruendo la strada naturale, da loro mi arrivano tanti input che poi vengono messi a disposizione del sistema, cioè nel senso di magari quando si colgono delle sintomatologie che si ripetono, che loro ritrovano un po' ricorrenti all'interno di queste telefonate, lo fanno presente, lo sottolineo, perché molte volte magari sintomi che fino a quel momento erano poco considerati o considerati estranei alla patologia, invece vengono valorizzati e quindi poi inseriti e magari correlati anche a qualche cosa che poi si può collegare a un certo tipo di decorso. Quindi quello che dicevo è importante, quindi noi siamo partiti, quindi non voglio, e quindi mi serve anche l'occasione questa per ribadire a quelli più giovani che non abbiamo escluso nessuno. Siamo partiti ovviamente anche perché avevamo bisogno di provare il sistema, monitorare il sistema con quelli degli anni più avanzati, quelli degli ultimi anni, ma come credo, come temo, la cosa non si esaurirà in poco tempo e quindi avremo bisogno di tutti. Oggi ne abbiamo coinvolto una parte perché abbiamo finora direi supportato l'ospedale Fate Bene Fratelli Sacco, che vuol dire l'azienda Sacco, Fate Bene Fratelli, Buzzi e Melloni. Dall'inizio della prossima settimana prenderemo in carico anche i pazienti dimessi dei pronto soccorsi e dalle parti di degenza, nonché gli operatori sanitari del Policlinico, di Niguarda e di Santi Paolo e Carlo. Quindi l'attività diventerà molto pesante. Se uno va semplicemente sul sito www.cod19.it, vede in tempo reale come scorrono i minuti, quanto scorrono i numeri di telefonate che vengono fatte da questo centro operativo diverso. E vedete che i numeri sono abbastanza impressionanti per un'attività che è iniziata non molto tempo fa e che poi adesso ha una grande ambizione di diventare, di volersi, cioè adesso veramente tra pochissimi giorni lanceremo questo ospedale virtuale, nel senso che servirà a creare proprio un contatto diretto visivo tra la persona che sta poco bene dove lo specializzando ha rilevato delle criticità con lo specialista di riferimento, che in questo momento era una semplice telefonata. Poi ci sarà una possibilità di una video, di una telemedicina creata attraverso questa piattaforma. E qui sarà molto importante poi, e il lavoro aumenterà ancora di più perché con questo ospedale virtuale andremo a gestire la fase 2, la fase eventualmente di successiva e graduale ripresa, perché in questo momento noi stiamo parlando soltanto di pazienti Covid positivi, che è giusto, pazienti che spesso hanno anche delle comorbidità, ma poi c'è tutto un altro mondo dei pazienti cronici che sono a casa, che sono isolati, che non hanno la possibilità di essere seguiti. Quindi un ospedale virtuale, la possibilità di avere
specialisti a disposizione, ancora una volta specializzandi che riescono a fare da ponte tra la medicina generale, capirne i bisogni e attivare poi dei teleconsulti, sarà estremamente importante. Quindi credo che sia una grande esperienza, non direttamente magari sul campo, dove non si toccano e non si ha un incontro avvicinato con i pazienti, ma credo sia per come si pongono durante le chiamate, sia per quello che potranno e dovranno gestire anche all'interno delle consulenze, saranno, credo, dei percorsi molto arricchenti che potranno, credo, raccontare con soddisfazione. Assolutamente. Io mi collego a questo, lei ha parlato di telemedicina, allora io farei un passo indietro sulla teledidattica, perché in questo momento è l'unica risorsa sostanzialmente che noi abbiamo per fare lezione, per seguire la lezione, corretto? Esatto, sì. Diciamo una cosa però, per ad esempio medicina o infermieristica o comunque scienze, tutta la parte di professioni sanitarie, la frequenza in reparto è importante e ovviamente è sospesa. Il punto che viene chiesto spesso ad esempio è: ma cosa succede per i tirocini abilitanti per chi è al sesto anno in questo momento e che cosa potrebbe succedere se la situazione si dovesse protrarre e come si farà a recuperare tutto quello che non si è fatto prima, sempre pensando ai tirocini pratici in reparto. E questo è un tema molto, molto importante e molto, molto complicato. Effettivamente la nostra professione non può prescindere dal contatto con il paziente, adesso, a qualsiasi professione sanitaria stiamo parlando, quindi è ovvio che questo è un punto cruciale. In questo momento abbiamo delle grandi difficoltà. Il rettore, il magnifico rettore, il professore Elio Franzini, recentemente, pochi giorni fa, ha mandato a tutti una lettera in cui, insomma, giustamente, a mio avviso, raccontava quello che stava accadendo e soprattutto dava come punto, no, di riferimento fine luglio. Io credo che sia giusto ragionare su un discorso temporale di questo tipo. Non si può continuare a spostare eventualmente i termini o comunque le aspettative degli studenti, sia per quanto riguarda gli esami, sia per quanto riguarda le attività professionalizzanti, da 15 giorni in 15 giorni. Non cambia nulla, Certo. purtroppo, da una settimana con l'altra. Quindi bisogna sicuramente avere almeno questo limite temporale. Quindi dire che fino ad allora purtroppo sarà così. Se poi le cose dovessero cambiare, sempre pronti a ritornare indietro. E tornare indietro, credo che anche qui, per quanto riguarda le attività professionalizzanti, dovremmo comportarci come si dovrà comportare lo Stato in una cosiddetta fase 2, in una ripresa graduale. Ci saranno ovviamente delle priorità che andranno stabilite e andranno decise, così come ci sono delle attività industriali che devono partire prima di altre. Anche qui avremo, nel momento in cui ci saranno delle opportunità, a far rifrequentare prima alcuni studenti rispetto ad altri, tra coloro che devono proprio completare il percorso di studi e quindi hanno ovviamente dei bisogni prevalenti rispetto agli altri. Fino ad allora dovremo cercare di organizzarci per spostare perlomeno gran parte di queste attività in teledidattica, o comunque con attività online, con attività di simulazione, per poi comunque, ripeto, dare la possibilità in maniera volontaria a chi lo vuole di completarle in presenza o comunque di riprendere anche quello che invece avevano prima svolto soltanto in teledidattica. Questo vale sia per le attività professionalizzanti, sia per i tirocini valutativi e anche per quanto riguarda le lezioni e gli esami e anche le tesi per chi si approccia a concludere il proprio percorso di studi. Se capisco bene anche della sua domanda,
torno a dire, la medicina o comunque le scienze sanitarie non possono prescindere dall'attività negli ospedali, dell'attività nelle corsie, dell'attività nei laboratori e tutto quello che ne deriva. Però credo che quando torneremo alla normalità, qualche cosa in teledidattica debba e possa rimanere. Personalmente ero già dell'idea che alcune cose si dovevano spostare su questa modalità. Parte delle attività formative, parte dell'attività didattica e anche parte delle attività professionalizzanti. Non certamente tutto quello che succede oggi, cioè non certamente il 100%, però io credo che una certa percentuale, poi potremo decidere tutti insieme quale sarà, sia di didattica che di attività professionalizzante, possa essere svolta anche su siti ben fatti che favoriscono direi che simulano dei casi clinici sia per quanto riguarda l'aspetto didattico sia per quanto riguarda l'attività professionalizzante. Noi eravamo già sulla strada di, abbiamo già avviato una convenzione, l'avevamo già anche in qualche modo firmata, una convenzione anche con Areu per fare una parte delle nostre attività in centri di simulazione, quindi non tutto in ospedale, alcune parti in attività, come ti dicevo, didattica, attività online, alcune in centri di simulazione e una parte invece in corsia a contatto con i malati. Quindi siamo passati da 0 a 100, cioè prima avevamo un'attività veramente residua, minima di online e oggi siamo tutto online. Credo che superata questa fase, qualche cosa dovrà rimanere o potrà rimanere online, molto comunque dovrà essere riportato in presenza. Possiamo dire che magari questa pandemia ci avrà aiutato a capire quali sono gli strumenti migliori per svolgere quella parte che poi vorremmo mantenere di didattico e di attività professionalizzante a distanza, come stiamo facendo oggi. Quindi, vediamo se ho capito, da un punto di vista pratico di frequenza e reparto, sostanzialmente, allora, posto che se ne parla verosimilmente da ottobre, a questo punto, quindi fino a luglio, ovviamente no, poi agosto, l'università la riteniamo chiusa, quindi settembre c'è la sessione di esame, quindi quando in teoria si dovrebbero ricominciare le attività, parliamo di inizio ottobre. Verosimilmente ricominceranno a frequentare progressivamente coloro che sono magari al sesto anno o devono scrivere la tesi e a cascata gli altri. Questo è un po' il piano che si è in testa in questo momento, corretto? Sì, corretto. Io voglio pensare che magari possa succedere anche qualcosa anche prima dell'estate. Non lo so, questo dipende molto da come saremo bravi a uscire dalle prossime settimane da questa situazione. Se la curva epidemica, pandemica continuerà a scendere, a diminuire e se ci saranno dei presidi sufficienti per tutti, io credo che una quota dei nostri studenti possa anche provare a riprendere, a fare una certa attività nelle corsie e quindi anche a riprendere un po' i percorsi di tesi che sono stati in questo momento, non dico sospesi, ma sono in grande difficoltà. Quindi, però vorrei pensare che, insomma, quello che dicevi sia l'orizzonte temporale più corretto, però Vediamo che cosa succede. continuiamo a monitorare e sicuramente cercheremo di riaprire quello che si può riaprire quanto prima. È ovvio che questa è una decisione che poi va condivisa, non dipende solo da noi, dipende molto magari anche da quelle che sono le indicazioni ministeriali, ma soprattutto anche da quelli che sono i rapporti, le disponibilità che le varie direzioni degli ospedali ci consentiranno di fare. Certo.
Non dimentichiamo per ultimo che molti ospedali sono stati completamente capovolti, cioè Sovvertiti, sì, unità assolutamente. operative che sono scomparse. E quindi questo non so in quanto tempo torneranno a essere ripopolate per quelle patologie che generalmente sono ricoverate in quelle parti. In questo momento sono tutti pazienti Covid, quindi anche di questo dobbiamo tenere in considerazione, perché se devo fare un'attività in una chirurgia che poi è chiusa, diventa quasi inutile, diventa Assolutamente. far frequentare il nostro cliente, e quindi bisogna tener conto di tutta una serie di fattori. Ecco, però quello che voglio dire, siamo molto attenti, stiamo monitorando costantemente con la situazione, pronti a ritornare in corsia appena questo sarà possibile. Però nel frattempo ci organizziamo per fare quello che si può fare a distanza online, e per questo ho convocato a fine, mi sembra di ricordare, il 27 di aprile, ci sarà una conference call con i presidenti dei corsi di laurea di tutte i sanitari e i rappresentanti degli studenti, proprio per affrontare tutti questi temi che riguardano gli esami, riguardano le attività professionalizzanti, i laboratori, le tesi, Erasmus e tirocini pratico-valutativi. Tutta questa parte verrà condivisa in questa riunione, e sarà mia premura, comunque pochi giorni prima della riunione, mandare un documento per poi, che sarà la base della discussione. E da lì speriamo di uscire con delle indicazioni che ci accompagnino, come dicevamo prima, fino a fine luglio, sperando che non si debba andare oltre, e invece sperando di interromperlo prima. Quindi sostanzialmente per tutta la parte sedi, tirocini, abilitanti, eccetera, aspettiamo ancora oggi, l'11 di aprile, sostanzialmente una decina, quindicina di giorni. Però lei ha citato un mese particolarmente, diciamo, delicato per medicina, cioè lei ha citato luglio, perché luglio verosimilmente potrebbe essere il mese in cui c'è il concorso per accedere alle scuole di specializzazione. Al momento ne avete già discusso, ci avete già pensato? Si sa qualcosa? No, dunque, questo non dipende da noi. Ovviamente noi abbiamo fatto diverse pressioni che riguardavano, per esempio, anche questa gli aspetti tirocini pratico-valutativi, ma anche le diverse modalità di erogare didattica a livello ministeriale. L'abbiamo fatto, dovrebbe, credo, uscire un decreto la prossima settimana che in qualche modo anche qui ci dovrebbe autorizzare a fare un certo tipo di attività, parte delle cose che magari ho anche già qui ricordato, e quindi la stessa pressione stiamo portando avanti anche con la stessa attenzione sulle scuole di specialità, cioè anche qui per capire, no, come si può eventualmente o spostare o comunque dare la possibilità a tutti di partecipare poi completando successivamente quello che deve essere completato. Cerchiamo che nessuno perda delle opportunità e che tutti più o meno abbiano le stesse occasioni. Questo ci stiamo lavorando, ma come potete immaginare non dipende da noi. Noi come presidi cerchiamo di fare la nostra parte, abbiamo una grandissima disponibilità da parte dei rettori lombardi che in tutte queste nostre proposizioni, queste nostre mozioni ci sostengono in maniera totale, e quindi lavoriamo, direi, molto bene in sintonia come presidi lombardi, come rettori lombardi, per portare avanti un po' quelle che sono i nostri bisogni, le nostre necessità. Torno a dire, la pandemia c'è anche in altre parti del paese, ma L'entità è ben penso che diversa. sicuramente più forte e da noi è assolutamente ben diversa, sì.
Perché effettivamente, diciamo, uno dei punti più delicati sono proprio le scadenze pratiche che poi gli studenti hanno. La teledidattica mi sembra di aver capito che sia partita, diciamo, a velocità un po' diversa a seconda del centro e di quelle che erano le risorse che c'erano prima in quel centro. Sulla parte dei tirocini, fortunatamente anche l'università mi sembra che stia venendo molto incontro agli studenti da un punto di vista, cioè non si parte iperquadrati, cioè si cerca di adeguarsi anche alle esigenze degli studenti, soprattutto di quelli che poi si dovrebbero laureare a giugno. Corretto, Certo. l'idea anche di permettere loro di laurearsi, giusto? Che era un'altra delle paure grosse. Assolutamente. No, assolutamente sì. Noi vogliamo che, nonostante questa grande difficoltà, e ci scusiamo, insomma, l'abbiamo fatto a più riprese, insomma, per le difficoltà che si sono venute a creare, però ovviamente nessuno poteva immaginare che arrivasse questo tsunami, quindi ovviamente un po' di difficoltà sulla teledidattica incontrate, e man mano che passano più giorni, le settimane, si riesce sempre a migliorare e quindi a offrire dei servizi più adeguati. Cerchiamo, ripeto, sicuramente di far svolgere le cose come se nulla fosse, per modo di dire, quindi rispettando i tempi. Quindi gli esami che erano stati in qualche modo calendarizzati, le discussioni delle tesi, quindi non far perdere tempo a nessuno e dar tutti l'opportunità. È chiaro che bisogna anche però accettare che qualche cosa in questo momento non funzioni come dovrebbe, perché è chiaro che gli studenti lamentano delle qualità di lezione che non sono ovviamente le migliori, oppure molte volte anche la difficoltà di accettare che alcuni esami orali vengano, scusate, scritti, vengano trasformati in esami orali, proprio perché per la difficoltà che c'è anche no, a creare o a sviluppare questo tipo di opportunità con tutte le verifiche e le sicurezze che devono essere messe in campo. Anche se qui ci stiamo arrivando, quindi dalla prossima settimana verranno anche sperimentate questo tipo di opportunità. Quello che affronterò in questa riunione, dicevo prima, di fine aprile, perché lì credo che si possa fare qualcosa, ed è un'osservazione che hanno fatto alcuni studenti, che io la prendo no, fortemente considerata, è che bisogna in questo momento di difficoltà comunque provare a garantire a tutti la stessa qualità della didattica. Dico questo perché noi abbiamo tre corsi di laurea, in medicina per esempio, sulle infermieristiche, non so, abbiamo 16 sedi diverse, quindi ci sono ovviamente o rischiano di esserci dei comportamenti diversi tra un corso e l'altro, tra una sede e l'altra, proprio perché magari in alcuni casi ci sono docenti che hanno avuto maggiori disponibilità per preparare delle video lezioni oppure per fare addirittura in streaming, in altri casi questo invece è venuto meno. Alcune volte legate a una difficoltà oggettiva, cioè nel senso per docenti fortemente impegnati nell'attività assistenziale. Altre volte, perché non si può anche nascondere anche questa verità, per magari una minore attenzione, una minore disponibilità da parte del docente. Ecco, allora credo che una cosa che si può fare, cercheremo di discuterlo, è che in questo momento, in questa fase un po' particolare, provare a mettere insieme questi tre corsi, a creare magari una didattica online condivisa, scegliere quali sono le lezioni migliori che sono state sviluppate da parte di alcuni docenti, cioè che in qualche modo riproducono la lezione frontale come veniva prima, cioè proprio per cercare di dare a tutti gli studenti dei vari corsi o comunque delle varie sedi le stesse opportunità formative. Quindi su questo si può lavorare. Però ecco, io non mi sottraggo dalle mie responsabilità perché alcune cose
sono funzionate bene, meglio, altre un po' di meno, però è vero che noi siamo stati veramente travolti da questa cosa, da tutti i punti di vista, e chi anche, come anche sottoscritto, insomma, è impegnato dal punto di vista assistenziale, vi assicuro che è stato molto, molto difficile. Quindi ancora una volta, insomma, se tutto non è funzionato al meglio, o comunque se le risposte non sono state così rapide, così in tempo reale, una minima giustificazione c'è. Però mi sembra che la facoltà nel suo insieme, come abbiamo detto all'inizio, abbia risposto molto bene. Ricordiamo che siamo la facoltà più grande d'Italia, sicuramente una facoltà molto complessa, perché noi abbiamo 4 corsi di laurea in medicina e chirurgia, un corso di laurea in odontoiatria, abbiamo 23 sanità triennali, poi le magistrali, abbiamo tutte le scuole di specialità, quindi insomma i numeri sono importanti, la quantità di studenti altrettanto, e quindi qualche difficoltà viene spontanea, insomma. Però ecco, tornando alla sua domanda, cercheremo di essere rispettosi dei tempi, delle scadenze, di non far perdere a nessuno delle opportunità e, come abbiamo detto prima, di agire perché tutti possano, come avevano già magari pensato o programmato, partecipare a quei concorsi, tipo il test di ammissione, la scuola di specialità, con le dovute garanzie, insomma, quindi senza dimenticare nessuno. La ringrazio. Se posso permettermi di fare un riassunto breve per vedere se ho capito tutto. Dunque, possiamo di nuovo rassicurare gli studenti che il loro percorso non verrà interrotto, anzi mi sembra di aver capito addirittura che questa è stata anche una spinta per unificare, se possibile, la didattica tra i vari poli. Insomma, direi che rispetto alla situazione della normale è un cambiamento radicale, cioè questa che ha appena detto lei di far vedere, mostrare la lezione migliore, tra virgolette, su un certo argomento a tutti è un cambio di paradigma importante. Perciò mi sembra anche di capire che da questa e anche l'idea di nel post, immaginiamoci già nel post emergenza, mantenere alcuni strumenti della teledidattica mi sembra anche un altro risultato importante, come ha sottolineato lei, considerando che siamo partiti in assenza sostanzialmente di questi strumenti che stanno venendo costruiti in piena emergenza e alla massima velocità possibile. Quindi questi due punti sono proprio secondo me quello che si chiama trasformare da un'emergenza a un'opportunità. Poi l'altro punto importante che ha sottolineato è questo, cioè che sia concorso per accedere alla scuola di specialità, sia test di medicina, l'idea è cercare nel limite del possibile di mantenerli le date sia accessibili sia sostanzialmente quando erano più o meno state previste, insomma di non continuare a rimandare in avanti. Quindi anche questa è una cosa che sicuramente rassicurerà tantissimi studenti. Quindi io veramente la vorrei ringraziare, mi permetterei di chiudere forse chiedendole un pensiero come clinico e come appunto direttore che cosa ci potrebbe aspettare. Lo so che questa è la domanda più difficile, però visto che ormai gli occhi di tutti sono rivolti più che al presente, al futuro, se lei vuole darci uno spunto in questo senso. Ma dal punto di vista, dice, clinico, della pandemia, di quello che potrebbe Sì, accadere, questo è il esatto. senso. Quello che potremmo aspettarci, insomma, da studenti, da specializzandi, che cosa c'è dopo? Beh, dunque, io credo che bisogna essere molto, molto realisti e cercare non dico quasi di ragionare giorno per giorno, ma quasi. Purtroppo ci sono state in questi mesi troppe dichiarazioni che hanno
sottovalutato o che stanno cercando di fare delle previsioni su cose che non conosciamo. Cioè, torno a Certo. dire, stiamo affrontando un'infezione che non era assolutamente nota, non era conosciuta, dobbiamo capirla ancora meglio, dobbiamo capire qual è la sua storia naturale. E quindi insomma fare previsione è veramente molto difficile. Oggi stiamo cercando di controllare la pandemia, stiamo cercando con dei comportamenti virtuosi, che sono soprattutto quelli della distanza sociale, distanziamento sociale, di fare bene la nostra parte, e questo dobbiamo continuare a farlo. Questo momento è l'unica cosa che mi sento di ripetere e di raccomandare. Se riusciamo e riusciremo a muoverci, quando lo potremo fare con un po' di più rispetto ad oggi, con queste misure, utilizzando le mascherine, mantenendo la distanziamento sociale, sicuramente avremo fatto già una buona azione. Siamo ancora in attesa di capire quale sarà il test o quali saranno i test che ci potranno dire se siamo fuori e tra quanto saremo fuori da questa pandemia. Oggi non sono certamente i tamponi che vengono fatti, non sono certamente questi test rapidi che sono attualmente a disposizione in circolazione, strumenti dotati di una sensibilità e specificità Adeguati. adeguata per darci informazioni. Quindi fin quando non avremo qualche strumento validato che ci può dire effettivamente quello che è accaduto nella popolazione, quindi al di là della popolazione che è diventata asintomatica, al di là della popolazione che ha eseguito tamponi, ma in tutta gli altri, con i pouch asintomatici, con gli asintomatici, quindi fare una vera fotografia, fare previsioni fino ad allora, credo che sia veramente molto inopportuno e crea soltanto un rischio di creare delle aspettative inutili. Per quello che torno a dire prima, ho molto apprezzato quello che ha fatto il rettore, di dire diamoci un periodo temporale sicuro. Fino a fine luglio, non stiamo qui a parlare se dobbiamo rinviare di una settimana, 10-15 giorni alla volta. È un periodo minimo che dobbiamo considerare. Se succederà qualche cosa di prima di miracoloso, lo prenderemo in considerazione e ne saremo tutti contenti. Se no, da settembre capiremo come eventualmente affrontare una nuova fase. Quindi è difficile dire. Io credo che in questo momento bisogna soltanto essere molto, direi, collaboranti, bisogna essere molto rispettosi delle regole, rispetto delle misure, delle indicazioni che vengono date, perché questo è già un primo modo per poter tornare, seppur in maniera graduale, alla vita, alla quotidianità. Non succederà da un giorno con l'altro, non credo che da un giorno con l'altro avremo possibilità di fare test che in qualche modo ci liberano, decidono chi per primo potrà uscire. Confidiamo di arrivare a questo, ma quando sarà possibile, non lo so. Se guardiamo, come spesso mi voglio ricordare, a quello che è accaduto in Cina, che tutto sommato è un paese distante, sicuramente ha delle sue regole, sono molto più totalitarie, però non possiamo dire che non sia un paese che sia all'avanguardia dal punto di vista scientifico. Quindi, insomma, se a distanza di mesi loro si preoccupano ancora di come uscire, se anche loro non hanno, quindi ancora non hanno validato dei test per dire no, come guidare la fase 2, vuol dire che la questione non è così facile, non è di Certo. facile soluzione, bisogna avere pazienza. Se seguiamo queste regole, svuotiamo gli ospedali, riduciamo sicuramente i ricoveri e la mortalità. Poi, per dire quando torneremo ad abbracciarci, quando torneremo a circolare senza mascherine, quando torneremo ad essere uno vicino all'altro, magari anche al ristorante, questo non lo so e non lo voglio neanche dire. Sono già contento di poter fare parte di queste cose con un'adeguata
distanziamento sociale. Quindi io credo che però per l'estate questo obiettivo lo potremmo raggiungere se siamo bravi da qui ad allora, mantenere, non dico tutto quello che abbiamo fatto finora, ma gran parte delle cose che abbiamo fatto. La ringrazio tantissimo, professor Zuccotti, per il suo tempo e tutto quello che ha voluto condividere con noi, tutte le indicazioni che ci ha dato. Grazie mille, professore.